Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi sembra, non lo so, un secolo che non giro, anche se in realtà è passato solo qualche giorno. Il motivo è semplice: sono stata male settimana scorsa, infatti ve l'ho detto anche su Instagram. Non sono riuscita a pubblicare il video di giovedì, perdonatemi. Ho avuto una sfebbrata di quelle micidiali, tipo mi sono svegliata la mattina che sembravo uno zombie. E mano a mano nel corso della giornata mi si è alzata sempre di più la febbre fino a che sono arrivata tipo a 38 la sera, ho preso una tachipirina, boom, finita, scomparsa, non ho avuto più nulla. Solo che il giorno dopo ero distrutta, cioè mi faceva male tutto, le ossa, i muscoli, qualsiasi cosa. Purtroppo non sono riuscita a girare. Però una ragazza mi ha scritto: Giulia, facci il video su come truccarci quando stiamo male. E ho detto: sai che non è per niente una cattiva idea? Cioè, potrebbe essere interessante questo video per tutte quelle persone che ovviamente stanno male, ma devono andare, non lo so, vi dico una cavolata, per forza in ufficio, devono andare a prendere i figli, accompagnarli ad una festa o fare quelle cose che dobbiamo fare per forza. E magari vogliono sentirsi un po' meglio. O comunque questo trucco sarà adatto a chi sta male, o comunque questo sarà uno di quei trucchi che è adatto ai giorni post malattia, post influenza. Non so se qualcuno abbia fatto mai un video del genere su YouTube. Se non ci fosse, bah, spero che può essere interessante. Sarà un trucco semplicissimo, veloce da realizzare, che è adatto anche ovviamente per persone che stanno bene e che comunque vogliono un trucco molto leggero e nulla di troppo impegnativo. Prima cosa, io ho i capelli puliti perché ho finito i miei giorni di influenza, fortunatamente. Se state male, sapete bene che i capelli diventano una schifezza e lavarsi i capelli con 38 di febbre non è proprio il massimo. Quindi, il primo consiglio che vi do, ovviamente non c'è bisogno che ve lo dica io, sembra che ho scoperto l'acqua calda, leghiamoci i capelli. Sicuramente saremmo meglio con i capelli sporchi legati piuttosto che con i capelli sporchi e sciolti. Parlando di sentirsi non proprio al top, oggi è una giornata un po' strana. Mi sa che questo video sarà anche chiacchiericcio, tipo get ready with me. Anche se sono tipo le 5 di pomeriggio, quindi in realtà io mi trucco per fare questo video, che vedrete lo stesso identico giorno questa sera, quindi, ma non devo fare nient'altro. Con questo cambiamento di tempo, fuori fa freddo, ieri ha fatto una grandinata che sembrava nevicasse, mi ha tirato giù delle breccole così. Stamattina mi sono svegliata, ho un mal di testa, mi ha girato la testa per tutto il giorno. Mi sento un po' così, tipo rimbambita, se non lo sono già. Quando non sto così, figuratevi oggi come mi sento. Allora, iniziamo subito. Prima cosa in assoluto che dobbiamo fare è idratare la pelle, quindi ovviamente mettiamo la nostra crema idratante. Io già l'ho messa. Quando stiamo male, sicuramente se abbiamo raffreddore, tosse o cose del genere, tutta la zona qui intorno al naso o comunque anche intorno alla bocca sarà più secca. Quindi il mio consiglio è, oltre a mettere una crema idratante, se ne sentite la necessità, utilizzate anche un primer idratante. Io utilizzo il Primer Eraser di Smashbox e ovviamente concentratelo nelle zone dove ne avete bisogno. Passiamo all'applicazione del fondotinta, ne scelgo uno, leggero, luminoso, ovviamente sceglietelo in base alla vostra tipologia di pelle. Io utilizzo l'Eltimix Serum Foundation, che è un fondotinta molto leggero, molto liquido, luminoso ed idratante allo stesso tempo. La chiave per, diciamo, sentirci meglio quando ci sentiamo così delle cacchine dopo l'influenza è non appesantire il nostro viso, al contrario, rendiamolo il più fresco possibile. Quindi non utilizziamo prodotti che sì sono coprenti, però appesantiscono magari la secchezza che c'è già, la stanchezza perché la notte non abbiamo dormito. Cerchiamo dei prodotti che, anche se magari non ci coprono tutti i rossori intorno al naso, però ci fanno sentire meno zombie di quello che siamo. Se ci fate caso, non ho messo neanche il correttore intorno all'occhiaia per correggerlo, per correggerla, perché utilizzo un solo correttore. Anche qui non voglio andare a creare troppo strato, ve lo faccio vedere nel passo successivo. Prendiamo il nostro correttore nel barattolino, io utilizzo questo di NARS.
potete utilizzare qualsiasi correttore volete. Io utilizzo questo perché è molto coprente, ma allo stesso tempo non fa strato. Non vado a fare la mia solita cosa di illuminare tutto sopra lo zigomo, no, voglio soltanto correggere l'occhiaia scura, quindi lo metto solo in questa zona e ovviamente lo sfumo così andandolo a sfumare nel fondotinta. Se avete bisogno, magari utilizzate una spugnetta per tamponarlo. Lo stesso correttore lo metto anche sulla palpebra superiore. Ok, le occhiaie non sono coperte al 100%, ma non mi interessa, non voglio un trucco da strafigona con le occhiaie copertissime, la base super mega figa. No, voglio qualcosa che mi faccia sentire meglio. E adesso vado a fissare con la cipria il contorno occhi. Potreste fissare sempre con la cipria anche tutto il viso, io però vado ad utilizzare un fondotinta in polvere. Così leggermente sul resto del viso per andare ad opacizzare la base, a fissare il fondotinta e aggiungere un pelo di più di coprenza. Prendo una terra, questo step è importantissimo insieme al blush e all'illuminante perché è quella parte del trucco che ci farà sentire più freschi e più vivi e più allegri di intraprendere la nostra giornata, anche se in realtà vorremmo rimanere a morire nel letto. Con questo sembreremo subito più in salute. E lo mettiamo come al solito all'attaccatura dei capelli. Vedete, non vado a fare chissà che cosa, attaccatura dei capelli, zigomo, e lo metto un po' verso il mento. Basta, passiamo dall'altra parte. Metto un tocco di blush, sto utilizzando questo qui di Makeup Revolution che si chiama Gradient Highlighter nel colore Sunlight Mood Lights. Lo prendo così dalla parte più scura verso quella più chiara, batto leggermente e lo applico sullo zigomo. Calcolate che per fare questo trucco ci vuole davvero pochissimo. Io l'ho fatto l'altro giorno dopo che sono stata male, ci ho messo veramente un secondo. È che io ovviamente come al solito chiacchiero, vi spiego ogni passaggio a che cosa serve, vi dico tutto in dettaglio, quindi i miei tutorial dei trucchi super veloci diventano sempre più lunghi. Poi prendo sempre della Makeup Revolution, un prodotto che sto testando da una settimana, non lo so, ho utilizzato comunque poche volte. E è questo bellissimo illuminante qui. Se ci fate caso, questo illuminante è più scuro del mio tipo, del mio colore di pelle. Sembra una sorta di blush luminoso. Quello che faccio è questo. Con un pennello ampio da cipria o blush, lo prendo così, batto l'eccesso e lo metto su tutto il blush. In questo modo non vado neanche troppo a ripassarlo. Guardate che bell'effetto di luce che mi dà sullo zigomo senza andarlo ad appesantire, creare la striscia di illuminante più chiaro. Voglio solo un effetto salutare. Lo so, sto ripetendo la stessa cosa dall'inizio del video, ma questo è il tema di questo video. Realizzo le sopracciglia, lo so, ci metto sempre tantissimo a farle. Se avete delle belle sopracciglia, pettinatele e chi se ne frega. Io è una cosa che devo fare perché su di me si vede davvero tanto la differenza di quando realizzo le sopracciglia rispetto a quando non le faccio, quindi vado a disegnarle. Se potete evitare questo step, fatelo tranquillamente. Che differenza fanno le sopracciglia? Non le ho disegnate neanche troppo precise, se ci fate caso. Adesso prendo la polvere di Essence, la Brighten Up, che è una specie di cipria compatta, se la vogliamo chiamare così, con la spugnetta e la vado a mettere su tutta la palpebra mobile superiore. Ora, il trucco degli occhi sarà non semplice, di più ancora. Prendo un pennello e prendo un marroncino chiaro dalla palette di Jaclyn Hill, utilizzo questo qui, lo poggio nella piega dell'occhio, faccio un po' di movimenti avanti e indietro, ok, finito per quest'occhio con questo colore. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, non voglio sfumature strane, colori scuri, cose particolari, no. Prendo con il dito il colore chiaro, questo qui che è a base leggermente giallina, lo vado a pressare così sulla palpebra mobile. Non voglio neanche metterne troppo, voglio giusto dare un tocco di luce che farà sembrare l'occhio arrossato, magari lacrimoso
un pochino più, ancora una volta, sveglio e meno ammalato di quant'è. Ok, il trucco degli occhi è praticamente finito, vado semplicemente a mettere il mascara, lo metto sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori, però attenzione, se siete talmente tanto raffreddati che piangete in continuazione, optate per un mascara waterproof o comunque non mettete il mascara sulle ciglia inferiori. Se siete, diciamo, in via di guarigione, quindi il vostro occhio non è più così tanto lacrimoso, potete metterlo anche su quelle inferiori. Su quelle inferiori ne metto proprio un velo, non voglio andare ad appesantire la zona. Carico leggermente di più quelle superiori, ma ancora una volta non troppo. Per quanto riguarda le labbra, anche qui valutate se siete particolarmente raffreddati, quindi sapete che state tutto il giorno con il fazzoletto sul naso e manderete via qualsiasi tipo di rossetto proviate a mettere, optate per un semplice burro cacao. Se volete un tocco di colore, prendete un burro cacao leggermente rosato, voilà, il gioco è fatto. Se siete in via di guarigione, quindi non state lì tutto il giorno a dar fastidio anche al rossetto che mettete, non scegliete le formulazioni matte super asciutte che vi seccheranno ancora di più una zona già secca. Optate per una cosa morbida, leggera, un colore nude che anche se va via perché vi passate un attimo il fazzolettino sul naso, non succede nulla. Io utilizzo questa matita che è di W7 la Lip Twister nel colore pink. Ultimo step per questo trucco è uno spray fissante idratante, ancora una volta per cercare di contrastare le zone secche del viso, per andare a togliere ogni minimo effetto polveroso che possa essersi creato sul viso. E voilà ragazzi, questo è il trucco super mega semplice terminato. Come vi dicevo, potete utilizzarlo per qualsiasi occasione, ci vuole davvero pochissimo, però guardate come sembro subito più viva con questo trucco semplicissimo. Spero tanto che non dobbiate utilizzarlo perché siete malati, lo spero tanto, anche se le influenze stagionali purtroppo adesso inizieranno a venire. Quindi mi raccomando, riguardatevi, faccio tipo la nonnina, mettete la sciarpa e il cappottino. Spero che questo video possa esservi utile e comunque che vi abbia tenuto compagnia. Ricordatevi che se vi è piaciuto potete sempre lasciare un bel pollice all'insù oppure potete iscrivervi al canale se non volete perdervi nessuno dei miei video. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!